Buongiorno a tutti, eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati. Oggi vi mostrerò i peggiori quadri mai dipinti dall'uomo. Ma prima una piccola introduzione, perché tutti i quadri che ora vi mostrerò si trovano in un vero museo, in un museo di Boston, al museo del MoBA, dove appunto collezionano solamente brutti quadri o comunque brutta arte in tutte le sue forme. Proprio come c'è scritto qua in inglese, si chiama proprio Museum of Bad Art, il museo della brutta arte, in poche parole. Ma quindi se siete vicini a Boston, io visiterei questo museo, sembra interessante. Ma quindi iniziamo con questa piccola classifica. He was a friend of mine. E il quadro penso che rappresenti un gatto e un cane che è morto. Immagino che il cane era amico del gatto, ma il cane è morto. E il gatto, anche se non si capisce da quell'espressione molto arcigna, che aveva come amico un cane. Penso, questo è il significato? Amicizia tra cane e gatto, forse. Dog bites man. Beh, il titolo è abbastanza chiaro. Il cane morde uomo. Effettivamente il quadro rappresenta questo. Finalmente un quadro dove il titolo rappresenta quello che c'è. Si capisce molto bene. C'è un cane disegnato da un bambino malato che mangia il naso e l'occhio, c'è anche del sangue e una lingua, non si capisce, con l'occhio giallo dell'uomo fatto male. Poi c'è un nell'arancione, sembrano delle mammelle del cane, boh, quello non somiglia neanche un cane. Comunque è brutto davvero da vedere. Reef Garden. Qui davvero non capisco cosa succeda. C'è un uomo che sembra un pagliaccio e poi il resto davvero è molto confusionario. È forse un classico dipinto che non si capisce una beata minchia, però solitamente valgono milioni quei quadri. Questo invece varrà meno euro, penso, meno 2 euro. Cioè ti danno 2 euro se lo compri. Woman Riding Crustacean. Donna che cavalca un crostaceo. Non è neanche così brutto questo, sinceramente. Cioè, il crostaceo fatto bene non è brutto. Quasi quasi un pensierino ce lo farei. Questo stuzzica, eh. Una bella maglietta con questo crostaceo, quella donna nuda su di esso. Non lo so, ve lo consiglio questo quadro. Questo per ora è il mio preferito. Safe at Home. Penso che ci sia un riferimento al baseball in questo caso. Capisco abbastanza bene l'immagine, perché vedo in basso, a terra, quello lì col guantone che deve prendere la palla. Poi quello a sinistra che deve lanciarla, immagino. Quello in alto in mezzo che penso sia l'arbitro. Solo con la specie di minotauro senza faccia che sta cercando, tipo, o ha solo la bocca e sta mangiucchiando la gamba del giocatore. Non lo so, non si capisce bene. Vorrei chiedere all'autore, probabilmente. In the Cat Mouth. Anche questo un titolo che fa capire benissimo quello che rappresenta. In poche parole, nella bocca del gatto. Il problema è che sia il gatto che la faccia dell'uomo sono fatti in una maniera ignobile, che nemmeno io, che non so disegnare assolutamente, forse potrei fare di meglio. Io tipo in arte avevo 5 e mezzo, roba del genere, era una roba ignobile. E però questo quadro secondo me batte anche tutti i miei disegni fatti. Charlie and Sheba, o Sheba, non lo so. E allora, penso che ci sia un cane con in bocca un pennarello, una caramella ancora chiusa. È una specie di scimmia cane. Non capisco. Charlie sarà il cane, Sheba sarà la scimmia. Fatta male, male la scimmia. Quella faccia da scimmia. Non ha faccia da scimmia. Quindi questi erano i quadri più brutti che potete trovare in questo museo, ma ce ne sono molti altri. Se volete andare a visitare, ve l'ho già detto, si trova a Boston, o comunque vi lascio in descrizione il link del sito dove potete trovare tutti questi terribili quadri e anche acquistarli se vi interessa. Quindi ci vediamo per il prossimo episodio, sempre qua sui pavoni ingrifati. Ciao a tutti.